Iniziamo da Roccella e Palmese, prime battute alternate tra l'una e l'altra, poi la risposta dell'ex Cordova per quanto riguarda il Roccella e poi iniziamo a vedere le varie soluzioni invece di Maida in aria. Roccella che si fa anticipare dal numero uno della Palmese un paio di volte, poi invece azioni ben condotte da Minnella, da anche Libri protagonista di questa gara, si rivede il meglio di Scudieri e si ritrova invece il Roccella in quanto a collaborazione. Caricato per quanto riguarda la Palmese ha fatto la sua parte e naturalmente in fascia non poteva mancare il buon Trunfio per quanto riguarda le migliori discese della Palmese. Di prima intenzione spesso le giocate, questo è il gol di Maida invece annullato. Abbiamo anche visto l'azione in cui è stato protagonista Dorato e poi Gervasi, ottima la sua giornata per quanto riguarda la propositività del Roccella. Libri, lo avevamo chiamato in causa prima, mette in mezzo più palle, questa telecronaca che poi ascolterete dal nostro bravo Emanuele ci ha dato effettivamente anche l'enfasi di quello che è stato l'agonismo in campo. Poi Aquilino, il gol stratosferico per quanto riguarda la Palmese, quindi lo rivediamo immediatamente dalla distanza, guarda sulla destra per un'eventuale apertura, poi invece opta forse vedendo magari Macri leggermente fuori dai pali. Poi Cordova ancora protagonista, Libri, e lo rivediamo, lo rivedremo più volte in queste azioni, così come lo rivedrete poi più volte il gol del Roccella, questa volta era regolare e quindi sanciva l'1-1 che poi era l'1-1 finale, ma la coda di gara se la giocavano, lo vediamo, Scudieri, Cordova, Aquilino ed ancora il Roccella in conclusione finale. Continuiamo con la punizione per quanto riguarda Aquilino, finiva direttamente tra le braccia di Macri e l'altra giocata che avevamo anticipato, questa volta Gervasi si ferma al limite, la conclusione dalla distanza.